di tutta la piazza verso questa squadra che piano piano andiamo a chiamare. Florentino che è reduce dalla retrocessione dell'anno scorso, però in quest'annata chiaramente l'obiettivo è quello di far bene e io piano piano andrei a chiamare proprio tutti i futuri protagonisti. Federico Conforti, Michele Monti, Tommaso Orsini, ovviamente li chiamo qui sul palco, Carlo Cisternino, Marco Di Biagio, Manuel Villallo, Ruggero Lanza, Kevin Marcaccio, Paolino Mercurio, Enrico Mistura, Samuele Orazzi, Andrei Salvucci, Alessio Bracciatelli, Sebastian Greco, Armin Nasic, Andrea Rossi, Enrico Zenita, Alessandro Testiccioli, Anthony Tomassetti, Diego Valentini, Luca Balloni, Joel Garbuio, Davide Moscati, Nicola Santirocco, Cristian Seifullai, Emiliano Storani e in dulcis in fondo Davide Borrelli e Andrea Petrucci. Capitano e vice capitano, prima Andrea Petrucci. Allora Andrea, la prima domanda che ti faccio, se non sbaglio tu che hai un curriculum importantissimo e che arrivi a Tolentino ovviamente con tanta voglia di far bene, sei stato praticamente il primo o tra i primissimi a essere convinto, come mai? Innanzitutto buonasera a tutti, sì, sono stato uno dei primi a essere convinto perché è un progetto importante, una piazza importante, quindi ci è voluto poco a convincermi, poi con il direttore di Mister un rapporto sano, quindi ho subito scelto di venire qui per riportare il Tolentino dove meglio. Tifoseria che è un po' tranquilla, no? Possiamo invitarla a essere più calda? Ma certo, già abbiamo visto da la scorsa amichevole, adesso arrivano le partite che contano e loro ci daranno sicuramente la spinta in più. Cioè, hai fatto categorie importanti e anche negli ultimi anni hai fatto la differenza, no? In questo campionato d'eccellenza con la maglia del Colli hai veramente fatto paura, come si suol dire, in campo. A che livello sei, se sei pronto e siete pronti per l'inizio della stagione? Sicuramente siamo, lavoriamo da un mese, abbiamo messo benzina, ancora ci manca qualcosa, però questo gruppo è nuovo, siamo tutti ragazzi di serie che stiamo lavorando bene, quindi non vediamo l'ora già la domenica di scendere in campo. Altro giocatore importantissimo di questa rosa è Davide Borrelli, anche tu hai bisogno di pochissime presentazioni, una carriera importantissima. La prima cosa che è balzata all'orecchio, no? Quando c'è stato l'avvicinamento del Tolentino verso di te, no? Un giocatore così che ci fa in eccellenza? Io innanzitutto, vabbè, buonasera a tutti, io vabbè, a parte che adesso sto diventando anche vecchietto, quindi adesso a parte gli scherzi
con la società ci siamo incontrati e in poco tempo abbiamo provato la che... Poi io sono marchigiano, ormai ho giocato qui, vivo qua a Fano, e anche per me è stato abbastanza semplice venire qua in una piazza comunque prestigiosa come Tolentino. E vengo con grande entusiasmo e ancora voglia insomma di togliermi qualche altra bella soddisfazione. Hai grande esperienza e sai bene che per arrivare in fondo in una stagione ovviamente servono 18-20 calciatori più o meno allo stesso livello. In una stagione, quella di quest'anno, dove il Tolentino sarà in astro di partenza di due competizioni ugualmente importanti, perché ricordiamo che chi vince la Coppa Italia nazionale ha il salto di categoria in Serie D. Questo per dire che è vero che forse avete una rosa lunga e con tantissimi giocatori importanti, ma sarete tutti utilissimi. La società ha lavorato e sta lavorando bene per appunto permetterci di far bene sia in Coppa sia in campionato. Noi vogliamo trarre il massimo da queste due competizioni perché vogliamo vivere una stagione da protagonisti, e questo ce lo stiamo dicendo da quando abbiamo iniziato, e piano piano lavoreremo per arrivare al massimo degli obiettivi. Allora, chiamerei adesso sul palco, per quanto riguarda lo staff tecnico, partiamo dal direttore sportivo Mirko Sirolesi, allenatore Roberto Buratti, vice allenatore Ettore, preparatore atletico Jacopo Petrucci, preparatore dei portieri Mauro Marsili, team manager Vittorio Vincioni, massaggiatori Patrizio Dovizi e Mario Broglia, medico sociale il dottor Stefano Gobbi e il fisioterapista Marino Pelusi. Inviterei tutti sul palco e a parlare prima di tutti ovviamente l'allenatore Roberto Buratti. Quest'anno hai una grande occasione in una piazza molto molto importante, la società ti ha costruito una rosa davvero di livello. Sì, per me è una grandissima occasione, un grandissimo orgoglio rappresentare una città come Tolentino, soprattutto in un anno che l'eccellenza marchigiana rappresenta un bellissimo campionato. Fino ad oggi abbiamo, secondo me, grazie al lavoro del DS, del Presidente, di tutto il CDA, abbiamo fatto una squadra molto molto competitiva. Sono strasoddisfatto del lavoro che stiamo facendo fino ad oggi. Come diceva il capitano, siamo un gruppo totalmente nuovo. Per arrivare dove vogliamo dobbiamo lavorare tanto e ancora molto, però i presupposti sono buoni, la mentalità è quella giusta, la voglia di fare bene fin da domenica appunto è molta, perciò sono molto molto fiducioso. Sarà ovviamente fondamentale anche il supporto della piazza e della tifoseria in una stagione, come hai menzionato, che negli ultimi anni in eccellenza difficilmente ci ricordiamo, no? Perché parliamo di piazze come Macerata, Osimo, Civitanova, Iesi, Montecchio, Monte San Giusto, insomma sarà un livello altissimo. Sì, sicuramente il Tolentino viene da una stagione sfortunata e trovare tanto entusiasmo sin da subito è stata una bellissima sorpresa. Questo, come accennava prima il Presidente, significa che il paese è vivo, la città è viva, i tifosi sono entusiasti anche perché, come dici tu, quest'anno ci saranno parecchi derby pieni appunto di spettatori. Il 12° uomo appunto per noi è fondamentale perché abbiamo un bellissimo stadio, una bellissima piazza e spetta a noi saperla onorare. Allora io coinvolgerei adesso il direttore sportivo che è un po' indietro, ma piano piano viene avanti e può venire anche il figlio tranquillamente, che magari si vergogna. Allora Mirko, ritorni a Tolentino, c'eri stato quando calcavi il campo. Sì, ci sono stato da giocatore nel 96-97, dopo sono stato un po' in giro fuori. Sono ritornato, erano gli anni del 2000-2002 mi sembra, ho fatto 4 anni con la vecchia società e non ho voluto dire di no al Presidente, che tutti gli anni mi telefonava, mi tempestava di telefonate, quindi per me Tolentino è stata una diciamo delle case principali dove io sono nato calcisticamente e come diciamo dirigente. Hai e avete costruito una rosa di grande livello, grandi applausi alla società, a tutti gli sponsor
che mi hanno aiutato, mi hanno sostenuto, e adesso sta a loro, insomma, andare in campo e dare il massimo. Sì, questo è dovere, ringraziare tutti gli sponsor che il Tolentino riesce a mantenere tutti gli anni, a fare tutti questi sforzi, perché come imprenditore dico che non è facile tirar fuori dei soldi per cose, diciamo, tra virgolette, superflue. Quindi grazie a tutti gli sponsor, speriamo che questa rosa sia arrivata al completo, anche se, come dicevo ai tuoi colleghi, stiamo sempre alla finestra a vedere quello che passa lungo il fiume, perché se ci capita qualche occasione importante non ci faremo mancare l'occasione giusta. Qual è l'avversario da battere? L'avversario da battere quest'anno ce ne sono diversi. Voglio dire Macerata, Montecchio, poi vabbè, c'è stata, diciamo, l'Osimana. Domenica abbiamo la San Giustese, che nonostante ha mantenuto la rosa dell'anno scorso si è rinforzata con giocatori importanti, però noi abbiamo una rosa importante che io tutti i giorni ricordo a questi ragazzi, che per me sono i giocatori più forti che ci stanno in circolazione per questa categoria. Quindi voglio e pretendo, sia io che tutta quanta la piazza, che dimostri che siamo i più forti in circolazione. Allora, chiamerei adesso sul palco tutto il consiglio direttivo, capitanato dal presidente Marco Romagnoli, vicepresidente Fabio Mazzocchetti, consiglieri Andrea Nardi, Claudia Parigiani, Simone Antinori, e un ringraziamento a tutti i soci: Giuseppe Ciavaroli, Gianfranco Granatini, Luca Mariotti, Valerio Pettinari e Gianluca Vitali. Volevo, eccolo qui, il presidente Marco Romagnoli. Allora, presidente, questa è una bella rosa costruita insieme a tutti i tuoi collaboratori. Vediamo la piazza, la tifoseria che è vicina, vi è vicina, come hai detto anche nell'intervento di prima, nonostante una dolorosa retrocessione, punto zero, si riparte con tanta voglia. Sì, credo che far la squadra di calcio, portare avanti la squadra di calcio, è faticosissimo. Una retrocessione per noi che siamo principalmente tifosi, che non è ancora di più, ma il loro entusiasmo, la loro voglia di riscossa ci stimola di giorno in giorno, quindi speriamo di ripagare questa fiducia, questo amore che la città sta dimostrando alla società. Si parlava di ricordi, di storia, di un 2023 doloroso. Permettetemi 5 secondi di ricordare il mio vicepresidente Mariuccio Lazzari, che è venuto a mancare proprio nell'aprile dello scorso anno. Ricordiamolo tutti con un applauso, perché era il primo tifoso del Tolentino. Vabbè, abbiamo passato tanti anni insieme, quindi capirete lo stato d'animo. E abbiamo parlato di storie e di ricordi, c'è un caro amico, Ivano Ercoli, che se volesse venire qui sul palco con noi ci renderebbe davvero felici. Ivano, d'altronde se sto qui è colpa tua. Grazie Ivano, grazie per tutto quello che hai fatto. Allora, a Ivano Ercoli, che sta salendo sul palco, la prima domanda che gli faccio è: la prima domanda è, com'era questo ragazzo da giocatore? Ma come giocatore, insomma, non ha lasciato un grande segno nella storia del Tolentino Calcio. Come dirigente, soprattutto come amico, è veramente unico e straordinario, quindi mi fa molto molto piacere che
possa vivere questa esperienza a Tolentino e gli auguro veramente tutto il successo che merita, perché so quanto ama questi colori e quanto ha sofferto nel passato per questi colori, quindi spero che la sofferenza si tramuti veramente in una soglia immensa per lui e per tutti i tifosi di tennis. Lei ha scritto delle pagine importanti, no, di questa società, portandola come presidente a livelli molto, molto elevati. Qual è la differenza del calcio di ieri da quello di oggi? Ma sinceramente non credo che si possano fare dei paragoni. Il calcio è sempre una storia unica, particolare, ogni stagione è diversa dall'altra e secondo me è inutile guardare indietro e ritornare al passato, bisogna guardare avanti e rivivere tutti i giorni il calcio come impegno, come obiettivo, come sforzo comune, e quindi auguro alla società di andare avanti, di non guardare al passato, perché il passato ormai non conta più, rimane solo un dolce ricordo per quello che è stato, ma il calcio deve andare avanti come la vita, d'altronde. Quindi in bocca al lupo a tutti questi ragazzi, spero veramente che portino di nuovo il Tolentino nella categoria che merita. Presidente, per mandare avanti una realtà come questa servono gli sponsor, servono grandi giocatori, ma serve anche tutto quell'aiuto che arriva da tantissimi dirigenti che sono appassionati e amano questi colori. Sì, io ho l'onere e soprattutto l'onore di mettere la faccia su quello che si fa, però c'è una città nella città che lavora dalla mattina alla sera per mandare avanti la baracca. Lo fa con entusiasmo, quasi sempre in maniera volontaria, rubando tempo ad altre cose. E questa è una squadra fortissima. Io dico che i campionati si vincono se le due squadre trovano la stessa sintonia. E allora possono venire dei risultati sorprendenti. Io li ringrazio, dovrei citarli 1-1, non so se magari è previsto, perché senza di loro io non potrei far nulla, senza di loro il CTA da solo non potrebbe far nulla. Il CTA è composto da altri 4 ultra tifosi che si impegnano dalla mattina alla sera. In questa estate abbiamo impegnato anche le notti, non dormendo, pensando a come far portare i conti, a come migliorare la situazione, perché poi essere saggi e non solo tifosi è necessario, viste le somme che girano, insomma, e visto che noi raggruppiamo quasi 300 atleti, quindi è una piccola realtà aziendale per certi versi. È dilettantismo sì, ma bisogna avere anche la forza di resistere a certi impulsi, insomma, di essere razionali e lucidi nel calcio, quando si è tifosi non serve che fai agire, insomma, è possibile. Da quest'anno possiamo dire che soprattutto per le società dilettantistiche è ancora più difficile, no? Con la nuova norma sul lavoratore sportivo è tutto più complicato. Io potrei fare un comizio perché un grande dirigente e manager dello sport credo che abbia dato il KO forse decisivo al calcio dilettantistico, inserendo tutta una serie di adempimenti che poi verranno regolarmente raggirati da tutti, ma imponendo ad ogni società sportiva, anche le più piccole, di dotarsi di uffici di commercialisti, di ragionieri, rendendo la vita praticamente impossibile. Questa è una delle preoccupazioni più grosse, una delle fatiche più grosse che stiamo facendo, quando a mio avviso nelle nostre realtà questo non c'era bisogno, c'era bisogno in alcune realtà sportive che si definivano dilettantistiche solo per motivi di opportunità economica, ma non per le nostre. Ma non vi tedio su questo, siamo noi a dormire per queste cose, non i tifosi. I tifosi devono dormire sognando che la domenica il Tolentino vincerà, e sono sicuro che questa cosa verrà molto spesso, vero? Allora io farei un grande applauso a tutti i presenti, vi facciamo scendere e andiamo con la prosecuzione
con Febo che andrà, manderà avanti la parte finale di questa partita. Allora, assolutamente Andrea, però oramai rimani qui con me insieme al presidente, almeno. Allora, intanto l'applauso ancora per i ragazzi, un in bocca al lupo. Però qui ci sarebbe bene anche l'inno, io direi, del Tolentino, no? Direi di sì, sarebbe una bella cosa, vai! Ringraziamenti, accompagnatori Michele Lucentini, Benedetto Cuccagna, Renato Rossi, nutrizionista dottor Luca Belli, responsabile della logistica Nazareno Muscolini, il magazziniere Lanfranco Falcioni, addetti all'impiantistica Graziano Ciccioli, Bruno Ripari, Claudio Scalzini, media equip Alessandro Lorenzi, Giampiero Mancioli, Mancini Marco e Matteo Marinsalda. Comunicazione e gestione eventi Martina Cicconetti, Alessia Ancillai e Sabrina Fermani. Chiamiamo adesso qui sul palco il sindaco Mauro Sclavi e il vice sindaco Alessia Pupo per un saluto finale a chiusura di questa serata dedicata ai colori Crevisi. Allora venite, venite al centro, presidente Andrea, ecco anche il sindaco, buonasera. Buonasera, buonasera sindaco, lascio a lei il microfono. Grazie a voi, grazie Tolentinati, grazie alla piazza del Tolentino. È bello vedere che questi ragazzi vengono qua a metterci la faccia e quindi oltre tutto ci sono anche i tifosi giù in fondo che ci mettono la voce. Vorrei ringraziare effettivamente i tifosi perché hanno fatto un ottimo lavoro nello stadio, rendendolo più bello e rendendolo anche con una memoria. Ci sono dei volti che raccontano un po' la memoria di questa nostra città, alcuni ragazzi che ci hanno lasciati. E quindi è stata una bellissima iniziativa, a parte i loro ruggiti, alla fine dietro ruggito ci sta anche un buon cuore, secondo me. Presidente, io devo fare ancora l'abbonamento, lo voglio fare l'abbonamento, quindi super adesso. Ok. Io volevo ringraziare la società che veste un colore anche particolare, l'ho saputo grazie al presidente che mi ha detto che questo è il colore di coloro che si stavano in prima fila, in prima linea, cioè i bersaglieri. E stare in prima linea, stare in prima fila, stare qui sopra e poi stare in campo ci vuole coraggio nel fare le cose. Ma il vostro è anche un ringraziamento che voglio fare a voi, perché voi fate anche una scuola di vita sostanzialmente, del parole che ho sentito prima, perché gli sponsor, oltre ad essere sponsor, sono padri di famiglia e madri che hanno appresso la famiglia, la fanno crescere con questo spirito. Perché vincere è sicuramente importante, assolutamente, ma è meglio sapere come hai vinto, perché questi ragazzi che hanno un cuore lo metteranno nel campo, speriamo che ci diano le soddisfazioni che diceva lei, Presidente, che ci aspettiamo noi dalla piazza, speriamo che questa piazza stia qui ad applaudirli quando
qualsiasi cosa accada, ma con dignità, onore e dignità sportiva. Questo è l'augurio che faccio alla squadra del Tolentino. Lascio la parola a chi dello sport calcio l'ha fatto, perché io ho giocato pochissimo a calcio, ho fatto molto sport, ma pochissimo calcio. Quindi lascio la parola al vice sindaco, che è stata campionessa nazionale di calcio al 22 su un campo 5x5. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Io assistevo da lì e una cosa mi aveva veramente affascinato: la bellezza della piazza piena di ragazzi e piena del colore cremisi, perché il cremisi, no, ci fa riconoscere tutti. E è bello, è una piazza viva, piena di ragazzi che fanno sport. C'è una ripartenza, ho visto tanto entusiasmo, e quello che diceva il presidente è vero, la città si è avvicinata veramente alla società. Ho visto forza, determinazione e coraggio, perché io vengo dal mondo dell'associazionismo sportivo e so che ci vuole tanto coraggio e tanta passione per fare quello che fanno loro. E quindi io mi in bocca al lupo, Marco, mi in bocca al lupo alla squadra, ai ragazzi, ai tecnici per questa sfida impegnativa. E concludo, perché anche l'ora è tarda, un grazie, perché il fiore all'occhiello, secondo me, dell'Unione Sportiva è veramente il settore giovanile e la scuola calcio, che tutti ci invidiano. È veramente un punto di riferimento importantissimo per il nostro territorio e per noi come amministrazione. Noi siamo a fianco dell'Unione Sportiva e di tutte le associazioni e dobbiamo dire grazie, perché i dirigenti lo fanno, Marco già l'ha detto, lo fanno a titolo veramente di puro volontariato, e affiancano le famiglie per far crescere in maniera sana i nostri figli. Quindi grazie. L'ultimo grazie a loro, imprenditori coraggiosi, perché noi ci proviamo con i nostri fondi. Io sono l'incubo del sindaco e dell'assessore al bilancio, perché ogni tanto chiedo, però il pubblico non arriva ormai a tutto, la coperta è sempre più corta, e quindi, come diceva Marco, riusciamo tutti insieme a far fare sport ai nostri figli grazie anche a loro. Grazie, buona serata a tutti. Facciamo una foto ricordo lanciando la campagna abbonamenti, visto che abbiamo i soldi che ci seguono, verremo riproposti domani. Un abbonamento di alcune foto di lui. Okay. Sta salire.
Grazie.